Che bella fase. Si stanno avendo le facce proprio se non a casa. Sì, altro che Halloween, voi due. Sì, sono appena impegnato sui campi di calcio. È un grande. Intervista al mister Luca Guariglia. Vai coach. Mister, innanzitutto il risultato di questa sera cos'è stato? Abbiamo perso 2-1, però abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato molto larghi, il centrocampo ha fatto poco da filtro, comunque devo dire che loro qualcosina in più, qualche giocatore tecnicamente più importante. Il prossimo appuntamento, mister? Il prossimo appuntamento partiamo subito domani mattina per una trasferta molto simbolosa, andiamo a giocare con la seconda in classifica, diventate sul Seveso. Grandissima. Sì, eccezionale, veramente una squadra eccezionale, e proveremo con le nostre armi a fermare questi momenti. Un saluto cari amici e bentornati a Strange Experience, sempre qui su Ciao Como 89.4 in effetti. Ciao a tutti ragazzi da Luca. Ciao a tutti da Fulvio ragazzi e bentornati. Allora, prima una domanda, facciamo così, facciamo un po' un riscaldamento generale. Cioè state continuando comunque a fare le vostre esperienze sul campo oppure vi siete fermati per qualche pausa, cose del genere? Dal momento che molte persone, non tutti guardano Mistero, ma chi guarda Mistero vi ha visti sia di un'altra. È passato un anno da quando ci siamo rivisti la scorsa volta, avete fatto molte indagini e c'è stato qualche indagine significativa, cioè che ha portato a qualcosa di realmente, chiamiamolo così, eclatante. Sì, per me sì, dico la mia esperienza, poi chiaramente non so se Luca e Fulvio vogliono dire la loro. È stata proprio l'indagine qua a Como che abbiamo fatto in questa casa privata, tra l'altro si può vedere appunto diciamo il motivo della chiamata sul nostro sito, anzi sul canale di YouTube, perché il video non è ancora uscito, però comunque c'era la presentazione di questa indagine. Perché praticamente la proprietaria ha filmato in casa sua questo lampadario che prima inizia ad accendersi e spegnersi, traballava la luce in modo molto anomalo